Questo video non parla di politica, questo video vuole prendere spunto dalla politica per affrontare un problema che secondo me è alla base di qualsiasi discorso, non solo politico, e che è trasversale a qualsiasi partito voi abbiate mai votato da quando potete votare, da qualsiasi partito per il quale i vostri genitori e i vostri nonni abbiano mai votato. Perché ognuno di noi, almeno una volta nella vita, ma più probabilmente molte volte nella vita, ha commesso l'errore di semplificare questioni che semplici non sono, di credere che a problemi complessi potessero esistere, per problemi complessi potessero esistere soluzioni semplici. È un errore che noi commettiamo in parte perché come Homo sapiens il nostro cervello si è evoluto con questa con la propensione a commettere questo errore. E in parte perché secondo me come italiani culturalmente non siamo attrezzati a prendere consapevolezza di questo nostro limite di esseri umani e a cercare per quanto possibile di porvi rimedio. E accennando alle due vicende che maggiormente hanno attirato la nostra attenzione, l'attenzione dei media nel mese di agosto, ossia il drammatico crollo del Ponte Morandi a Genova e la vicenda della nave Diciotti, ma anche dell'Aquarius, io voglio evidenziare come secondo me invece è importante per il benessere collettivo, perché per vivere tutti in pace, in felicità, in prosperità, che ognuno di noi faccia sforzo su se stesso per assumere la consapevolezza che questo problema esiste e per cercare, per quanto possibile, perché se è un nostro limite cognitivo di esseri umani non sarà completamente possibile, di ridurre gli effetti che questo problema ha sui nostri ragionamenti, sulle nostre scelte personali, collettive e politiche. Allora, quello che voglio evidenziare su queste due vicende non è il comportamento del governo, non è una critica al governo, al Movimento 5 Stelle, alla Lega, al ministro Salvini, al ministro Di Maio, che secondo me sono tutti criticabili, anche il presidente del Consiglio, sì, è vero, abbiamo anche un presidente del Consiglio, ma non è questo il video in cui io voglio criticarli. Quello che io voglio evidenziare è l'estrema complessità di entrambe le questioni. Partiamo dal Ponte Morandi, dove c'è un aspetto ingegneristico, un aspetto che riguarda la fisica, la statica, la chimica del materiale con cui il ponte è fatto, le sollecitazioni che ha subito dal 1961 ad oggi, questioni in cui io sono una capra, per cui non vado a spiegare, non mi azzardo nemmeno, mi limito a far notare che sono questioni molto complesse, dipanare le quali richiede l'intervento di molti professionisti competenti in varie questioni specialistiche, ognuno competente in un aspetto, un lavoro congiunto e controlli incrociati. Una questione molto complessa. C'è poi l'aspetto giuridico. Nel 1961 era un'altra Italia, era un altro mondo. La natura giuridica di ANAS era diversa da quella di oggi, la natura giuridica di società autostrade era diversa da quella di oggi. Noi eravamo diversi, la classe politica era diversa. Ok, sono state fatte delle scelte al momento, giuridiche al momento della costruzione, c'è stata un'evoluzione, sono state fatte altre scelte nel 2012, quando è stata stipulata la convenzione che da ieri possiamo leggere tutti e che fino a ieri era segreta. Per cui riuscire a capire come agire giuridicamente in conseguenza di questa tragedia non è cosa immediata, richiede competenze giuridiche estese, competenze costituzionali, la conoscenza del testo della convenzione che fino a ieri nessuno conosceva, cioè se non chi l'ha stipulata e chi aveva per ragioni della propria funzione politica il diritto e il dovere di conoscerla, ma noi no, io no, non la conosco ancora perché non l'ho ancora letta. E
Questo per dirvi semplicemente che anche una conoscenza di storia, una conoscenza di storia, perché il 1961 è storia e quello che è successo fino al 1961 per arrivare all'idea di dare una certa configurazione giuridica alla costruzione di un'opera così imponente e così utile e necessaria, e quello poi che poi è successo dopo vuol dire conoscere storia, storia della politica, storia del costume, storia della pubblica amministrazione, ok? Materie complesse. L'altra vicenda complessa è quella degli sbarchi. Può il ministro degli interni impedire alle navi di salvare le persone in mare? Può il ministro degli interni impedire alle navi che hanno salvato le persone in mare di attraccare? Può il ministro degli interni rifiutare l'assistenza a persone che erano in pericolo di vita? Non lo voglio, io ho una mia opinione, che è basata sulle mie competenze di diritto, quelle poche che ho, che è basata sullo studio e sulle cose che ho letto, ma non è la mia opinione che voglio dire. Quello che voglio evidenziare è la complessità del tema, anche perché noi ormai viviamo in economie molto fortemente interconnesse. Le economie sono sempre interconnesse, però diciamo negli anni 80, con la divisione del mondo letteralmente in due, con una certa difficoltà di scambi commerciali, con la non applicazione di trattati commerciali molto estesi tra le nazioni, ma abbastanza limitati, le economie potevano essere considerate abbastanza chiuse e le interconnessioni le une tra le altre abbastanza lente. Oggi non è più così, per tutta una serie di ragioni. Viviamo in un mondo dove dipendiamo economicamente in maniera essenziale gli uni dagli altri. Per cui ci sono sul problema, può il ministro fare tutte queste cose? Ci sono aspetti giuridici del nostro ordinamento, della nostra Costituzione, delle convenzioni internazionali che abbiamo firmato, ma ci sono anche aspetti politici ed economici degli accordi internazionali che abbiamo stipulato con gli altri governi, che magari non sono strettamente sul tema dell'accoglienza e del soccorso, però sui quali queste scelte possono riverberare. Come è stata la gestione del governo su queste due questioni? Comunicando l'idea ai cittadini italiani che fossero possibili soluzioni semplici. Ah, che ci vuole? Ritiriamo la convenzione con Autostrade unilateralmente. Ah, che ci vuole? No, i porti sono chiusi. Che ci vuole? Ma queste decisioni hanno conseguenze? Per dire, commenti che ho scambiato con i miei conoscenti. Ma se il ponte è crollato, è obiettivo che tu sei venuto meno ai tuoi obblighi di controllo, agli obblighi che avevi stipulato con lo Stato italiano, allora io unilateralmente ti tolgo la convenzione e non ti risarcisco, anche se avevo stabilito che ti avrei risarcito nel documento che abbiamo cofirmato. Ok? E questo non ha conseguenze? Cioè lo Stato italiano come contraente può sottrarsi unilateralmente ai propri obblighi senza che so aspettare perizie, valutazioni dell'ordinamento giudiziario, un confronto con la controparte, un esame congiunto delle risultanze e questo sul piano economico internazionale, in cui l'Italia è un agente che si relaziona con gli altri, è un agente che all'improvviso viene meno unilateralmente ai patti e andrà bene a tutti e nessuno vi troverà niente di strano e non vi saranno ripercussioni giuridiche, perché la politica, cioè vi ricordo che in democrazia c'è la tripartizione dei poteri, la divisione in tre dei poteri fondamentali dello Stato, per cui il potere esecutivo rappresentato dal governo è sotto il controllo del potere giudiziario rappresentato dalla magistratura, il quale è sotto il controllo del potere legislativo che è quello che scrive le leggi che la magistratura applica. Allora io magistratura vedo che il mio governo viola delle norme che il mio Parlamento ha emanato, ho il dovere, essendo l'iniziativa obbligatoria, di
di intervenire o se si apre un contenzioso civile, comunque non, io giudice non potrò dire beh, c'ha ragione il governo, siamo in democrazia, non siamo in dittatura, dovrò applicare le norme che esistono. Questa complessità non si può ridurre a proclami. Stessa cosa vale per la questione degli sbarchi delle navi che salvano profughi in mare. E sono questioni giuridiche estremamente complesse, dove adesso il ministro Salvini è sotto inchiesta, è magistrato del PD. Allora, se è magistrato è del PD, no, è che la questione è complessa e le risposte non sono semplici, non sono mai semplici. Allora, che succede? Succede che a Genova sono morte delle persone e alcuni dei miei conoscenti con cui ho cercato di interloquire su questo tema mi hanno detto: ma le persone morte che gli frega dei tempi della giustizia? E io lo capisco, come capisco che se tu pensi che alcune centinaia o migliaia di persone, decine di migliaia di persone di colore che transitano per il nostro paese ogni anno o vi si stabiliscono, sono un problema drammatico per la tua sicurezza, tu senti la tua emotività fortemente scossa e desideri quella soluzione semplice che ti rassicura. Non è un approccio logico e non è un problema di essere ignoranti. È un problema di esseri umani. Da un certo punto, dal punto di vista antropologico, noi abbiamo bisogno della semplificazione per riuscire a trovare soluzioni rispetto alla complessità. È un meccanismo che si è evoluto con noi e ci ha permesso di evolverci. Riuscire a semplificare i problemi complessi ci permetteva di non annichilirci di fronte a un problema complesso, ma di trovare comunque in qualche modo un'azione, una reazione, una gestione. E questo ci ha permesso attraverso i secoli di diventare lo splendido esemplare che siamo. Ok, però la semplificazione è ingannevole, perché quando la semplificazione è estrema, il problema è estremamente complesso, la soluzione non è quella realistica, o non la soluzione che trovi semplificando si scontra col principio di realtà. L'altro blocco è emotivo. Di fronte a vicende drammatiche, la mia sensibilità è profondamente toccata e io voglio una soluzione e la voglio semplice perché mi rassicura, mi rasserena che il mondo è ancora tutto a posto e non succederà niente di drammatico. Però purtroppo questa rassicurazione non è realistica. Il mondo non è mai tutto a posto. Le cose drammatiche possono succedere a tutti. Per cui io ho voluto fare questo video che guarderanno sui soliti miei quattro amici in croce perché mi sopportano, e solo per ricordare a me stessa e a tutti noi di non rifuggire la complessità, di accettare che viviamo in una società molto complessa, ad un altissimo livello di organizzazione, dove la complessità è la regola e la semplicità è la norma. E anche se la risposta semplice è quella che più ci rassicura, ci fa sentire meglio, probabilmente sarà quella meno esatta. E quindi di cercare senza paura le risposte complesse, accettare che di fronte anche ad una vicenda drammatica, dove abbiamo visto i nostri concittadini soffrire, soffrire tantissimo e soffriranno ancora tanto, accettare che noi non abbiamo una risposta semplice che risolva il loro problema e ponga fine alla loro sofferenza con un colpo di bacchetta magica, anche se è qualcosa di doloroso da accettare. E sono tornata dalle vacanze, quindi un saluto a tutti. Speravate di esservi liberati di me, ma cercherò di fare un video al giorno perché mi diverto tantissimo. Vi prego di mettere, di iscrivervi al mio canale, di mettere vi piace al video e di seguirmi perché piano piano voglio cercare di dare un po' di serietà e di struttura a questo lavoro che sto facendo solo per il gusto di farlo.